Gli Stati Uniti hanno ufficialmente designato la Cina come paese manipolatore di valuta. Il segretario al Tesoro Steven Mnuchin riferirà al Fondo Monetario Internazionale sul tema in un contesto di tensioni crescenti tra Washington e Pechino. Per gli Stati Uniti che lo yuan sia ai minimi storici rispetto al dollaro negli ultimi 11 anni è concorrenza sleale, un fallo, ha scritto il presidente Donald Trump. Fatto sta che ieri è stato un lunedì nero sui mercati, un altro giorno a ribasso dopo l'annuncio degli Stati Uniti di voler mettere dazi sui restanti 300 miliardi di dollari di merci cinesi dal 1 settembre. I mercati asiatici sono andati subito in rosso, affondando anche gli altri, con il Dow Jones che ha chiuso a meno 2,9%. Penso che la Cina stia segnalando con vigore che ne ha avuto abbastanza. La soglia di 7 yuan per un dollaro è sempre stata psicologicamente importante. Non so se lo sia davvero economicamente, ma psicologicamente è sempre stata la linea rossa. Così la Cina torna di nuovo ad essere indicata come paese manipolatore di valuta. Non le succedeva dal 1994, quando l'amministrazione Clinton determinò la stessa accusa. Poi mai più rivolta a nessun'altra nazione. Ma Pechino non ci sta. La banca centrale cinese ha respinto ogni addebito affermando che il tasso di cambio dello yuan è stato stabilito in linea con le esigenze economiche del celeste impero.